Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Con l'arrivo del nuovo regolamento europeo per quanto riguarda i droni, praticamente la maggior parte dei droni verranno tartassati in una maniera o nell'altra, praticamente saranno veramente pochi i droni liberi di volare. Quindi con questo nuovo regolamento europeo, anche se non si sa se arriva a giugno, arriva più avanti, se la versione transitoria, tutto questo, cose che vabbè, mi fanno venire solo mal di testa, non si capisce ancora una beata mappeta, di definitivo non c'è ancora niente, però la cosa che sembra quasi sicura è che gli unici droni che non verranno presi di mira sono i droni sotto i 250 grammi, quindi praticamente è una categoria di droni che fino adesso portava droni giocattolo o comunque droni poco performanti. Probabilmente se diciamo questa regolamentazione, o meglio questo nuovo regolamento europeo, arriverà così come è stato scritto fino adesso, praticamente usciranno secondo me una marea di droni sotto i 250 grammi. Ma già adesso ce n'è uno che secondo me ha già delle caratteristiche, ovviamente oltre al peso che è sotto i 250 grammi, delle caratteristiche importanti. E il drone di cui vi parlo oggi, di cui faremo un unboxing e trarremo le prime impressioni, ragazzi, è questo. Il Ninja 913 vi arriva, guardate ragazzi, in una scatola di polistirolo, però molto molto carina, è una valigetta, quindi per un drone che comunque rimane un drone economico, perché comunque non costa tantissimo. Poi vi lascio il link in descrizione di GearBest se lo volete vedere, se lo volete acquistare, perché secondo me è un drone che ha delle caratteristiche ottime. Quindi adesso facciamo un unboxing, lo guardiamo insieme e vi dirò le mie prime impressioni. Voi nei commenti commentate, ditemi la vostra per quanto riguarda i droni 250 grammi e per quanto riguarda questo Ninja 913. Quindi adesso facciamo l'unboxing e le prime valutazioni. Allora, la valigetta che si apre qua davanti. Ecco qua ragazzi, questo è il Ninja 913. Comunque la valigetta secondo me è molto carina per consegnare un prodotto di questo tipo. Qua abbiamo il manuale di istruzioni in inglese, poi qua abbiamo un cavetto USB, micro USB, per ricaricare il drone e il radiocomando. Qua abbiamo le eliche di scorta, ce ne sono solo due, non quattro come siamo abituati solitamente ad avere all'interno di una confezione, però sono eliche veramente veramente strane. Adesso le guardiamo un attimo da vicino, quando prendiamo in mano il drone. Queste le mettiamo da parte. Qua abbiamo la batteria, semplice, carina. Direi che i materiali sembrano veramente ottimi, cioè a livello di plastiche non sono le solite plasticacce dei droni economici, ma sembrano plastiche di un certo livello, devo dire. Qua abbiamo la micro USB per ricaricarle. Qua ci sono, credo, i LED. Proviamo a schiacciare il pulsantino. Sì, vedete, qua abbiamo i LED che ci indicano lo stato di carica della batteria. Quindi anche questa è una cosa interessante per un drone economico. Adesso la batteria la mettiamo da parte. Comunque la batteria dovrebbe durare intorno ai 15 minuti, una cosa del genere. Poi qua abbiamo il radiocomando. Cacchio, è leggerissimo. Praticamente il radiocomando sembra che non ha le batterie, invece ha già incluse anche qua le batterie. Infatti provo ad accenderlo. Vedete ragazzi che si accendono i LED. Qua c'è la presa micro USB sempre per ricaricarlo, quindi è un radiocomando che ha dentro già le batterie incluse ricaricabili, però non pesa praticamente niente, non ha peso. Qua abbiamo tutti i vari tasti, modalità sport, modalità GPS, modalità senza GPS per i voli interni, quindi dove non usa il GPS. Qua abbiamo il tasto per atterrare, qua il tasto per decollare, vabbè, questo è il tasto per accendere e spegnere, questo è il tasto multifunzione, nel senso che è il tasto che ci permette di entrare nelle funzioni del radiocomando quando non stiamo usando l'applicazione, vogliamo usare solo il radiocomando. Qua abbiamo il tasto per la videocamera e qua il tasto per le fotografie. Qua si apre, abbiamo la possibilità di inserire lo smartphone. Adesso aspettate che lo prendo per vedere come sta dentro. Ragazzi, guardate come... No, allora, fa impressione perché praticamente si ha un sacco di peso qua davanti, che è quello del telefono, e praticamente il radiocomando non ha peso. Quindi c'è il peso un po' sbilanciato, perché non essendoci peso da questa parte è molto sbilanciato. Però guardate che il mio è un iPhone
XS Max, eppure guardate come sta dentro bene, bello fisso. No, devo dire che il supporto non è niente male, sempre per essere un drone economico, ovviamente. Ma ve l'ho detto, economico, ma con delle cose secondo me veramente importanti. Quindi adesso mettiamo da parte anche il radiocomando e andiamo al pezzo forte. Il pezzo forte, ragazzi, lo tiro fuori senza scassarlo, questo. E diciamo ha la linea un po' dello Spark, ricorda molto lo Spark come linea, però guardate che carino che è, e sono veramente affascinanti le eliche perché innanzitutto sono a tre pale e non a due pale, ma poi hanno una forma stranissima perché sono molto incurvate. Adesso non so se dalla videocamera le vedete, cioè praticamente hanno una piega verso il basso molto accentuata. No, sono fatte veramente bene. Il bello di questo drone, ragazzi, è che ha motori brushless. Qua l'innesto per la scheda micro SD, perché questo drone, ragazzi, è in grado di registrare a 1080p a 30 fps e con immagine stabilizzata. Bisognerà vedere quanto sia stabilizzata, ma per le caratteristiche che ha, spero che sia stabilizzata bene, perché veramente è un drone che secondo me sotto i 250 grammi merita davvero tanto. Vi ripeto, le plastiche sono veramente di ottima qualità, ragazzi. Qua abbiamo la videocamera che è inclinabile, possiamo dargli noi i gradi, ovviamente, prima di decollare, i gradi di inclinazione che vogliamo. Il ritorno d'immagine nello smartphone è a 720p, praticamente come il Mavic Air per intenderci. Cos'ha poi di interessante? Ah, ragazzi, proviamo ad accenderlo, tanto abbiamo visto che comunque un po' di carica di batteria c'è. Anzi, ve lo faccio vedere qua sotto. Ok, qua sotto dietro c'è il pulsante per bloccare le batterie e adesso proviamo ad accenderlo. Okay, ragazzi, si sta accendendo, vedete che adesso lampeggiano i LED. In teoria, quando i LED smettono di lampeggiare, il drone è pronto al decollo. Ecco, vedete che i LED non lampeggiano più. E guardate, ragazzi, che figata! Sotto abbiamo tutta la fila di LED, cioè abbiamo delle strisce a LED che ci indicano, diciamo, lo stato di funzionamento del drone. Quindi, in base a come lampeggiano, in base al colore, ci indicano lo stato di funzionamento del drone. E in più sono molto visibili quando il drone è in alto sopra di noi. Quindi, un'altra cosa molto carina, cioè, devo dire che nel suo prezzo, nel senso, nella sua fascia di prezzo e per le caratteristiche che ha, è molto molto curato anche nei particolari delle plastiche, degli stampi, veramente molto molto curato. Comunque ricorda tantissimo lo Spark per forma e anche colore, perché lo Spark c'è anche giallo. Quindi, ragazzi, veramente carino. Le sue caratteristiche, cos'ha? Al GPS, alla bussola, però non ha niente qua sotto, quindi non ha sensori ottici, non ha sensori a ultrasuoni, non ha niente qua sotto. Quindi, come l'Hub Sanzino, come il Fimia 3, che hanno solo il GPS, la bussola e non hanno niente qua sotto. Però, ragazzi, sotto i 250 grammi, in questo momento è, diciamo, il candidato numero uno da avere sotto a quel peso. Adesso aspettate che lo spengo. Ok. Quindi, ragazzi, per un drone che costa circa 140 euro abbiamo motori brushless, radiocomando, GPS, fotocamera stabilizzata 1080p, possibilità di inserire una micro SD. Quindi, ragazzi, 15 minuti di volo. Ragazzi, quindi veramente secondo me tanta roba per questa fascia di prezzo e soprattutto per il suo peso. La cosa che mi interessa di più, ragazzi, è vedere come sarà stabilizzata la fotocamera. Se, diciamo, l'azienda è riuscita a dare una stabilizzazione tipo quella di DJI Tello, spero che qua siano riusciti a fare la stessa cosa. L'applicazione dedicata a questo drone è questa, adesso ve la faccio vedere qua sotto. Eccola qua. Qua l'applicazione è valida per due droni di questa azienda, che è la Heliway. Ecco, questo qua è il drone in questione, 913 Ninja. Quindi entriamo nell'applicazione e l'applicazione, ecco che la vedo al contrario, e l'applicazione è questa. Ovviamente adesso è spento, anzi, provo ad accendere il drone e proviamo a farlo connettere allo smartphone. Allora, aspettiamo che si accenda il drone. Ovviamente dobbiamo andare a connetterlo alla sua rete Wi-Fi se vogliamo usare lo smartphone. Se invece usiamo solo il radiocomando, ovviamente no. Allora, il drone è acceso, quindi possiamo entrare nelle impostazioni, andare a cercare la rete Wi-Fi del nostro drone.
Eccola qua, Eliway 1080p. Quindi a questo punto possiamo tornare nella nostra applicazione. Ecco qua, dovrebbe connettersi. Ecco che il nostro piccolo drone si è connesso. Vedete, ragazzi? Quindi l'applicazione, devo dire che l'applicazione ovviamente è molto semplice, non ha chissà che funzioni, probabilmente è tutto nuovo, ragazzi, quindi anche i firmware verranno aggiornati, anche l'applicazione stessa migliorerà tanto perché comunque è un'applicazione tutta nuova. Qua abbiamo il menu, ecco una cosa che ho notato che l'applicazione per adesso è in cinese, non ho capito, quando la si va a scaricare dice che c'è anche in inglese, io però la vedo solo in cinese, però vabbè è molto semplice, qua abbiamo la calibrazione dell'IMU, qua abbiamo la calibrazione della bussola, qua abbiamo la possibilità di mettere in modalità sport o modalità cinema. Questo ci fa formattare l'SD card, che in questo momento ovviamente non è inserita. E queste qua sono le funzioni principali. Qua abbiamo qua abbiamo qua abbiamo sempre per la formattazione della SD e qua abbiamo la versione, vedete, dell'applicazione. Allora, lui comunica in 2,4 GHz con il radiocomando, mentre comunica a 5,8 GHz con lo smartphone. Poi, cosa volevo dirvi ancora? Qua abbiamo vedete, per la possibilità di decollo, come l'abbiamo sul radiocomando, qua abbiamo la possibilità per atterrare, qua abbiamo la funzione dei gesti, nel senso che facendogli dei gesti ci scatta la foto, un video, quello che è, qua abbiamo la funzione VR, quindi usando un visore tipo questo, per intenderci, abbiamo la possibilità di vedere l'immagine, vedete, per il VR, quindi schermo diviso. Torniamo alla schermata normale, se ci riesco. Ok, qua abbiamo i tasti per scattare la foto, registrare il video e qua ci fa accedere ovviamente alla cartella dei filmati e delle foto che abbiamo registrato. Qua in alto abbiamo la batteria del drone e qua abbiamo i satelliti, ovviamente zero perché qua dentro non prende. Quindi avete visto, ragazzi, è un'applicazione molto semplice, secondo me si svilupperà ancora tantissimo, soprattutto a livello di voli preimpostati, perché comunque avendo il GPS, questo drone è in grado di fare qualsiasi cosa. Quindi sono tutte cose che secondo me verranno implementate perché è un drone che praticamente non è nuovo di più. E come poi ci stanno abituando praticamente tutti questi produttori cinesi, soprattutto che vendono prodotti ad un prezzo basso con caratteristiche importanti. Lo sviluppo viene fatto dai consumatori, è una cosa non tanto bella, però ragazzi, adesso funziona così, quindi come sta facendo Fimi, come sta facendo Apsan e praticamente come faranno anche questi e anche chi verrà dopo di loro. Praticamente noi siamo le cavie, acquistiamo il prodotto, lo sviluppiamo, poi chi lo acquisterà più avanti ovviamente si troverà già un prodotto bello che è sviluppato con un firmware ottimo e un'applicazione che funziona bene, ma allo stato attuale chi lo acquista appena uscito il prodotto, al giorno d'oggi si acquista un prodotto praticamente che è quasi un prototipo. Quindi ragazzi, penso di avervi detto tutto per quanto riguarda questo Ninja 913, era molto atteso, io lo aspettavo tantissimo perché comunque il regolamento europeo che sta per arrivare andrà verso questa direzione per tanti. Ovviamente ragazzi arriveranno i video in cui lo testeremo in volo, dove faremo le prove per quanto riguarda il comparto video, quindi ragazzi iscrivetevi a questo canale per non perdervi, diciamo, le recensioni e le prove di questo Ninja 913. Lasciate un grosso pollice su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ragazzi, vi ripeto, iscrivetevi a questo canale YouTube. Ciao!